Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati con questo nuovissimo aggiornamento. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Vi invito anche, se volete, a iscrivervi e ad abbonarvi esattamente come avete potuto vedere nel video oppure nella sezione community, oppure sotto questo video nella descrizione troverete il link per farlo. Avrete comunque dei vantaggi. Potrete comunque avere comunque dei stickers, anche proprio dei sondaggi oppure anche delle anticipazioni, o addirittura voi potreste decidere che video pubblicare, che video fare, e forse anche qualche video riservato alla zona abbonati. Quindi non mancate ad abbonarvi. Ci sono tre opzioni: 0,99, 1,99 e 2,99 euro al mese. Quindi l'ho fatto veramente molto basso. Comunque, levato questa piccola introduzione spam, andiamo a vedere la situazione. Comunque siamo sotto, l'ondata d'aria è un pochino più fresca rispetto agli altri giorni, le temperature sono già calate anche di 6-7 gradi al nord-est, e per le prossime ore si metterà proprio in moto questa ondata d'aria più fredda, che la direzione sembra essere cambiata, andando a colpire per tutto il nord dell'Italia, comunque rimarrà sempre. Noi con questo video andremo a vedere comunque la situazione fino a metà di a metà di aprile, quindi non andremo a vedere o a focalizzarci su una determinata situazione. Comunque, come possiamo vedere, questa ondata d'aria fredda dovrebbe durare fino almeno dovrebbe iniziare ad arrivare il 6 di aprile e andarsene verso l'8 con i giorni più freddi, comunque lasciandosi in sé dietro una temperatura più fresche. Poi una salita di alta pressione comunque dovrebbe andare a spingere dall'Africa, rifacendo portare temperature abbastanza calde. Tutto questo ovviamente accompagnato ancora da un'alta pressione, come possiamo vedere, molto importante, molto alta, che andrà comunque, possiamo vedere, portando anche dei massimi sulla Spagna, dove quelle temperature potrebbero arrivare anche a 30-32 gradi. Sull'Italia questa cosa si verificherà principalmente sulla Sardegna, come possiamo vedere, e sul sud, portando anche qua valori termici intorno ai 30 gradi. A partire dal 17 d'aprile, questa alta pressione si andrà a spostare verso il sud, lasciando a nord delle correnti d'aria più fresca e un po' anche d'aria più umida. Le anomalie, come possiamo vedere, sono molto nella prima settimana, quella che vediamo noi fino all'ondata d'aria fredda. Come possiamo vedere, ci sarà anche un'anomalia termica di 12 gradi. Mentre poi una risalita ad alta pressione comunque farà tenere una 850 ettopascal. Comunque siamo in piena, come possiamo vedere, 0 gradi, quindi comunque siamo nella media. E poi, come possiamo vedere, con la risalita di questa alta pressione ci sarebbe anche un'anomalia di 4 gradi di 12 gradi sulla Spagna, e poi pian piano verso l'Italia anche qua in alcune zone 12 o 18 gradi di anomalie. Ovviamente no, questo qui è quello che vedete, non sono al sole. Come abbiamo visto sulla Sardegna si metterebbe comunque un'anomalia di 16, di più di 16 gradi, sull'Adriatico più 12 gradi, mentre al nord 3, 4 e 8 gradi. Le temperature comunque al suolo, come possiamo andare a vedere, come potrete anche vedere voi, andranno sempre di più a scendere nei prossimi giorni, come possiamo vedere, apportando delle massime termiche al nord che saranno tra i 8 e i circa 12 gradi. Minime che comunque dovrebbero ritornare alcuni zero termici in tutta la Val Padana e anche parte sulle coste di Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli e nord delle Marche. Sulle Alpi addirittura si riuscirebbe comunque anche a posizionarsi una meno 24, una meno 30. Poi, con l'arrivo comunque di quest'area più calda, le temperature inizierebbero a risalire al nord, portando in Val Padana di nuovo massime che ritornerebbero sui 16 gradi, questa volta nella media stagionale. Col passare poi del tempo, questo caldo, come abbiamo visto, inizierà ad intensificarsi, portando anche i 30 gradi in Spagna, come possiamo vedere, e poi man mano anche i 28-30 gradi su Sardegna e Sicilia, Puglia e Calabria. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia e arrivederci.